C'erano diversi modi per chiamarla: naja, servizio militare obbligatorio, periodo di leva. Per tutti i giovani italiani, terminata la scuola dell'obbligo, arrivava la famosa cartolina di precetto. Il militare era una tappa obbligatoria della propria esistenza, per alcuni un castigo, una violenza, per altri un periodo sabbatico prima di diventare adulti. Marina, aeronautica, esercito diventavano per 12 mesi la casa di milioni di ragazzi, nessuno escluso. Gianni Morandi, Adriano Celentano, Giovanotti e fino ad arrivare a Raul Bova erano tutti in divisa. Poi, dal 1 gennaio 2005, un decreto ha messo fine all'obbligatorietà del servizio, ponendo fine anche allo strazio di milioni di mamme che vedevano partire per il militare i propri viziati rampolli. La caserma Paolini di Fano era una caserma CAR, un centro addestramento reclute, i 30 giorni più impegnativi forse per molti, il primo impatto, dalla zuppa, latte e biscottini della mamma si passava al rancio tutto in fila con i capelli rasati, per molti però il periodo che più è rimasto impresso nella mente. Allora perché non ritrovarsi tutti insieme, ancora una volta a Fano, a distanza di tanti anni, con moglie e figli? Detto fatto, a settembre quello che può essere un desiderio diventerà una realtà. Abbiamo le date, abbiamo il periodo e abbiamo l'evento che non richiude solo il fatto caserma ma anche il divertimento. Musica anni 70-80 con i vecchi DJ per noi è un qualcosa di importante. Questa iniziativa che oggi viene presentata dimostra ancora questa vivacità che Fano ha con queste idee geniali. È un'idea molto simpatica perché chi ha fatto il militare, io sono tra quelli, rimane sempre un legame forte con il luogo dove si è fatto, in particolare il CAR. Ci si va sempre volentieri e questa adunata è un'occasione per far tornare tanta gente che ha fatto questa esperienza nella nostra città. Diventa anche un'occasione di promozione, di far parlare di Fano, di avere tante persone in quel weekend di settembre a Fano, ma sicuramente tante di queste sono già venute, ma sono convinto che ritorneranno anche dopo questa bella iniziativa Io C'ero, e speriamo che ci siano ancora per tanti altri anni ancora.